12 comuni assieme avete costituito il GAL Valle del Belice, ecco, questo per promuovere, valorizzare il territorio. Era un dovere storico e un imperativo che ci eravamo dati all'indomani dell'elezione di una nuova generazione di sindaci, che è quello che con il 50° anno di ricordo della tragedia che ha colpito i comuni della Valle del Belice dovevamo dare un segnale di grande vigore e di grande appeal, cioè quello di non guardare più a ciò che è stata la memoria di quell'evento, ma di guardare al futuro delle nostre comunità. Per questo 12 comuni della Valle del Belice, assieme a 50 aziende agricole, imprenditori e associazioni della Valle, hanno costituito il nuovo GAL della Valle del Belice, che dovrà essere il volano di sviluppo delle nostre terre. Investiremo tutto in termini di intelligenza, di proposte per quanto riguarda il PSR Sicilia 2014-2020 e non solo verso il PRS Sicilia 2014-2020, in quanto già stiamo partecipando a dei bandi per quanto riguarda il Ministero dei Beni Culturali, e lavoreremo anche per un contratto di fiume che veda tutti i comuni che si affacciano sulle sponde del fiume Belice lavorare ad un progetto complessivo e integrato di sviluppo. Quanto è importante oggi lavorare assieme pubblico e privato per valorizzare il territorio? Ma questa è la strada maestra. Se i comuni non si trasformano in strumento di opportunità per i privati, sarà la fine dei comuni, dei privati e quindi io dico del territorio. I comuni debbono costituire e dare opportunità ai privati. I privati dovranno essere in grado di cogliere queste opportunità e sviluppare le loro attività e la propria imprenditoria. Noi facciamo, i sindaci, gli amministratori fanno un mestiere diverso, che è quello di creare le condizioni per lo sviluppo. Tutto ciò che riusciremo a mettere in campo per favorire la localizzazione delle imprese, i servizi alle imprese, questo sarà a vantaggio dei nostri territori e dei cittadini.